Grazie, io vi ringrazio, per me è un onore davvero essere qua oggi, la giornata mondiale del bullismo e del cyberbullismo per me ha un sapore davvero speciale per essere qui, quindi ringrazio davvero la città di Torino e tutti gli organizzatori di questa iniziativa. Gli interventi che ho sentito finora sono stati veramente, veramente notevoli, innanzitutto perché per quello che faccio e anche perché tante delle situazioni che avete raccontato, davvero tutti in modo incredibilmente coinvolgente, mi vedono molto protagonista perché io sono esattamente in quel tunnel che avete raccontato, perché sono la mamma di una ragazza sedicenne, quindi giorno più giorno meno ne vediamo un po' di casistiche. Io mi chiamo Daniela Pavone, non sono psicologa, non vengo dal mondo della scuola, vengo da un mondo completamente diverso, dal mondo delle aziende, dove ho vissuto 30 anni della mia vita, da 4 ho deciso di fare altre cose, sono una start-upper, sono soprattutto una sognatrice e proprio in questo si colloca quello che ormai da quasi 4 anni faccio con Parole Ostili, che ho avuto la fortuna, la gioia di incontrare sul mio percorso. Oggi parliamo di relazioni, io ne parlerò in modo un po' diverso, soprattutto legato alle parole, e le relazioni, che sono un po' il cuore pulsante del mio intervento, sono davvero il cuore della nostra vita. E questo accade anche nel web, sono il cuore anche nel web. E la rete, abbiamo visto tante cose non bellissime della rete, ma la rete è anche un posto molto bello, un posto che soprattutto ci dà la possibilità di conoscere, di spaziare. A me piace sempre raccontare la mia esperienza di molti e molti anni fa, quando a scuola dovevo fare una ricerca e c'erano le mie ricerche ed era un po' diverso dell'oggi, che vai su Google e spazi e se trovi le informazioni giuste e diciamo hai un pochino di senso critico, che è l'altro elemento fondamentale, hai una conoscenza sconfinata, conoscenza che ci pone anche davanti a dei linguaggi nuovi, molto nuovi. Mamma, streama su Twitch che c'è power. Cosa vi dice questa frase? Alla maggior parte delle persone in sala probabilmente assolutamente niente. Nella fattispecie l'ha detta Filippo di 15 anni, oggi ne ha 16, ed è il figlio di Rosy Russo, la fondatrice di Parole Ostili. E questi sono i linguaggi a cui oggi ci troviamo davanti. Sapete cos'è Twitch? Twitch è, questa è una schermata tipo, è una piattaforma di streaming strafrequentata soprattutto dal sesso maschile, da ragazzi di sesso maschile, dove i gamer condividono le loro esperienze di gioco. È proprietà di Amazon ed è davvero uno strumento straordinario, ma ancora una volta vedete quanta distanza e novità di linguaggio c'è in questo mondo della rete. TikTok, ne abbiamo parlato prima, è ormai un social che sta prendendo veramente un ruolo molto molto importante, vedremo sicuramente una migrazione molto forte da altri social, ma i nostri ragazzi oggi stanno moltissimo su TikTok, una volta chiamato Musical.ly, forse qualcuno soprattutto incentrato sulla musica, ma è un altro degli strumenti, dei linguaggi e di qualcosa che sicuramente dobbiamo conoscere, che fa parte della nostra vita di oggi. La rete è bella, ma vivere il digitale non è una questione naturale, richiede educazione e cultura, quindi educazione e cultura che in prima battuta, l'abbiamo usata, l'ho sentita proprio nell'intervento prima del mio, ma per me è un pilastro della mia vita, richiede innanzitutto la consapevolezza, che può sembrare una parola banale, ma non lo è. Non lo è perché ne abbiamo veramente molto poca. Se andiamo nello specifico a come viviamo il mondo che ci circonda, come lo viviamo noi, come lo vivono i nostri ragazzi, non è esattamente la stessa cosa. Per noi il virtuale è reale, che è il primo principio del manifesto, io poi andrò un po' veloce sul manifesto, ma vi lascio tutti i dati, se avete voglia ve lo andate a approfondire, non voglio rubare tempo agli altri solo perché poi io riuscirò a prendere il treno. Per gli adulti virtuale e reale non sono la stessa cosa, virtuale è una cosa, reale è un'altra, a volte sono assolutamente lontani, per i nostri ragazzi invece no, sono un tutt'uno. E qua, già qua vedete una consapevolezza, una percezione molto diversa. E nella rete, nel mondo che ci circonda, ricordiamoci che abbiamo un'amplificazione straordinaria. Tutti possono parlare, c'è una grandissima democrazia, e però tutti possono parlare a volte, non sempre, di cose che conosciamo. E purtroppo, se noi parliamo di cose che non conosciamo, se lo dico io, vabbè. Ma se lo dicono determinate persone, il peso di quelle parole è molto molto diverso e può fare grandi cose ma anche grandi danni.
ne abbiamo parlato anche prima. E poi in questo mondo che ci circonda c'è sicuramente la paura di perdersi. Per i ragazzi, come diceva il professore prima, FOMO, Fears of Missing Out, la paura di perdere qualcosa, la paura di perdere un'esperienza, questa continua ansia di essere connessi, di provare tutte le esperienze. Per noi un po' diverso, per noi è la paura di perdere i nostri ragazzi, la paura di quello che può accadere ai nostri ragazzi, lo viviamo tutti i giorni, soprattutto se abbiamo dei ragazzi adolescenti, ma non solo. E poi c'è l'odio, ne sentiamo parlare tutti i giorni, in questi quasi 4 anni di percorso di Parole Ostili sicuramente tanto sto vedendo accadere, ma purtroppo tanto odio sto vedendo aumentare, odio che per quello che riguarda i nostri ragazzi passa ovviamente assolutamente attraverso le chat di WhatsApp, ma non solo. Questa è una chat vera che un preside ha deciso di pubblicare, potete leggerla da soli. Questa chat parla di odio, ma non necessariamente il problema è l'odio, perché un grande problema delle chat di WhatsApp, io sono molto pro il digitale, questo e i social, ci sto, li vivo, ma non è questo il punto, è come vengono utilizzati. Un grande problema che passa proprio attraverso la consapevolezza è l'esclusione. Non è solo l'odio il problema, è escludere, e vi posso assicurare, voi vivete tutti i giorni ragazzi sicuramente, ma per quello che è la mia esperienza, tutti quanti, non percependo il problema, spesso o sono oggetto di esclusione o escludono altri, non rendendosi conto di quanto dolore possono causare. E poi non riguarda i ragazzi, ma questo è un fatto molto recente, è successo solo 3 giorni fa, un vigile che aveva parcheggiato l'auto, sbagliando ovviamente, nel posto per disabili, è stato fotografato da una persona che ovviamente era molto toccata da questa problematica, e lì è iniziata una marea assolutamente inarrestabile, che ovviamente è andata anche oltre quello che è successo sui social, che ha portato poi al suicidio di questa persona di 41 anni. Ecco, tutto questo possiamo guardarlo e continuare ad andare avanti per la nostra strada, oppure, come ha fatto la fondatrice di Parole Ostili, Rosy Russo, quasi 4 anni fa, oppure possiamo dire: in questo mondo io non ci sto bene. E da qui tutto è partito, questo ve lo voglio leggere, perché è un po' il pensiero fondante di quello che è stato il percorso di Parole Ostili ad oggi. Il potere delle parole commuovono, scaldano il cuore, valorizzano, danno fiducia, semplicemente uniscono. E poi ci sono tweet, post e status. Feriscono, fanno arrabbiare, offendono, denigrano, inesorabilmente allontanano. Perché se è vero che i social network sono luoghi virtuali dove si incontrano persone reali, allora viene da domandarsi chi siamo e con chi vogliamo condividere questo luogo. Parole Ostili ha l'ambizione di essere questo, l'occasione per ridefinire lo stile con cui stare in rete e magari diffondere il virus positivo dello scelgo le parole con cura, perché le parole sono importanti. Ecco, e quindi circa oltre 100 persone che vivono la rete, il mondo accademico, il mondo della comunicazione, hanno iniziato questo percorso mettendo insieme dei principi che hanno poi portato al manifesto della comunicazione non ostile, 10 principi, non regole, perché è qualcosa che noi dobbiamo sentire sulla pelle, che davvero può cambiare la nostra vita di tutti i giorni. Non vi faccio vedere il video, mi sarebbe piaciuto tanto, ma non voglio rubare tempo ad altri relatori. Ecco, quel manifesto è stato presentato il 17 febbraio 2017 a Trieste, fra pochi giorni compie 3 anni. Vedo persone che assentono, quindi probabilmente già conoscono questo percorso straordinario. È straordinario perché in questi 3 anni è stato tradotto spontaneamente in 31 lingue e tutti i giorni continuano a crescere. Persone che hanno sentito che quella potesse essere una strada per creare relazioni, per diffondere il virus positivo dello scelgo le parole con cura anche nel loro paese. E da allora Opera è stato declinato, quindi ha approfondito varie tematiche, ben 6, politica, aziende, sport, infanzia, pubblica amministrazione e molto molto recentemente, qualche mese fa, anche la declinazione per la scienza con firmatari assolutamente molto molto rilevanti. Parole Ostili è un progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza delle parole. E quando si parla di consapevolezza, il percorso, e quando parliamo del fatto che le parole dette da alcune persone hanno un peso diverso, e non posso che non sottolineare l'importanza dei momenti in cui persone che guidano le città, come la sindaca
a Pendino, che mi spiace che non sia più qui, e il sindaco Sala a novembre, che hanno firmato il manifesto della comunicazione non ostile, ma soprattutto hanno avuto delle parole molto forti, molto decise, nel cercare di tracciare un percorso diverso, e credo che queste siano le strade che davvero possono cambiare la consapevolezza e creare cultura. Cultura, per l'appunto, e la cultura passa attraverso la percezione. Il primo principio del manifesto della comunicazione non ostile è virtuale e reale. Dico, scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona. E proprio di percezione si parla, perché ogni principio del manifesto, li vedete qua, sono 10, parla di una delle dimensioni del comunicare. Il primo parla di percezione. Se compiamo un'azione in rete non è perché cada nel vuoto, ma perché venga percepita da qualcuno, che è tanto reale quanto noi siamo reali. Ecco, questo è un grande problema, ne abbiamo parlato di un po' di dati prima, è la percezione di quanto accade e anche la possibilità di reagire a quanto accade. Dati del 2018, una ricerca che abbiamo portato avanti con SVG, ci dicono che ben un ragazzo su 3, dagli 11 ai 17 anni, è testimone di hate speech. Quello che è peggio forse però è che la maggior parte di questi ragazzi, molti, non è la maggior parte, molti di questi ragazzi sono bystanders, ossia davanti a una situazione del genere non reagiscono. Ma non è che non reagiscono in molti casi perché non vogliono reagire, ma in molti casi perché non hanno gli strumenti, non sanno come affrontare la situazione molto semplicemente. E qui entra in gioco la scuola. La scuola che ha... Certo, la famiglia ha un ruolo molto importante, ma la scuola ha un ruolo incredibilmente importante. Ecco perché tanto sforzo di Parole Ostili proprio orientato in questa direzione. Pensate che ad oggi Parole Ostili ha portato avanti 680 ore di formazione nelle scuole, ha coinvolto 7.000 insegnanti e 190.000 studenti, con 3 eventi formativi, presto ce ne sarà un altro ma ve lo accenno dopo, con uno strumento che tutti i giorni potete portare a scuola, si può portare a scuola, che sono le schede didattiche, oggi sono oltre 200, pensate che ad oggi ne sono state scaricate quasi 83.000, quindi sicuramente molto utilizzato, ma continuiamo a lavorarci per farlo crescere, perché proprio il ruolo centrale della scuola ha bisogno di avere strumenti. Strumenti che passano attraverso anche i libri che ad oggi sono usciti proprio incentrati su parole ostili, uno per l'infanzia che è Parole appuntite e parole piumate con Giulio Coniglio, disegnato da Nicoletta Costa, e l'ultimo che è per i ragazzi invece delle medie, che è Penso parlo posto, con autori Carlotta Cubedo e Federico Taddia, che è un manuale veramente straordinario. L'ultimo evento, giusto per darvi un flash, di Parole a scuola, quindi degli eventi di Parole ostili dedicati proprio al mondo scolastico che coinvolgono gli insegnanti e i ragazzi, è stato proprio il maggio scorso, nell'ultimo evento annuale di Parole ostili, e pensate che sono stati coinvolti in una mattina 80.000 studenti che si sono iscritti per seguire questa mattinata di interventi con parole ostili nelle scuole, 2.616 insegnanti, ma quello che io trovo quasi commovente è che di questi numeri pazzeschi, perché io li trovo veramente molto molto importanti, 4.500 erano bambini della scuola dell'infanzia, e questa è una testimonianza meravigliosa di un percorso che inizia veramente grazie al lavoro degli insegnanti molto molto presto. Questi sono alcuni flash di quello che è accaduto a Trieste il maggio scorso, vedete anche dei testimonial molto importanti anche del mondo sportivo che sono venuti a supportare questo percorso. E poi uno strumento nuovissimo che vi racconto veramente super velocemente in anteprima, che è il mio primo telefono, uno strumento per spiegare funzionamenti, rischi, opportunità dello smartphone e di internet per i ragazzi dagli 8 agli 11 anni, quindi quella fascia d'età dove potenzialmente hanno accesso per la prima volta allo smartphone. È uno strumento importante perché noi parliamo sempre di ragazzi, perché parliamo di loro, ma un po' poche volte parliamo con loro, e questo strumento è stato studiato proprio per essere qualcosa che parla con loro. È uno strumento, lo vedete qui, anche in app e su YouTube, assolutamente gratuito, che può essere scaricato anche per essere portato ancora una volta nelle scuole, lo vedete qui con Smile and Learn, c'è un canale, e tra l'altro i video sono disponibili anche in inglese, spagnolo e portoghese, può essere anche un percorso multilanguage molto, molto interessante.
L'ultimo flash è più coraggio. A me piace dire che questo è un po' il tempo dei nuovi supereroi, perché è molto importante fare qualcosa che sia un po' fuori dalla marea che ci sta un po' travolgendo, e il coraggio lo possiamo portare noi in ogni ambito della nostra vita. Speriamo di portare tante pillole di coraggio al prossimo evento di Parole Ostili, che sarà l'8 e il 9 maggio a Trieste. Vi invito, venite numerosi, sarebbe bellissimo. E vi voglio lasciare con una frase che secondo me ha un valore molto molto forte. La speranza ha due bellissimi figli, lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose, il coraggio per cambiarle. Grazie.